partirei dall'angolazione con cui io e ma penso tante della Casa delle Donne hanno anche negli anni scorsi e adesso vissuto e sviluppato il tema del rapporto tra informazione alle donne. Intanto perché la casa stessa delle donne non è solo un luogo importante politico che costruisce iniziative e sguardi al femminile sulle politiche, ma nella sua storia ancora oggi è anche un luogo dove testate e storie di giornalismo delle donne hanno avuto un ruolo essenziale. Quindi la casa ha, come dire, è un luogo anche di esperienze importanti di giornalismo di donne che si sono date se stesse in mezzo a grandi difficoltà percorsi autonomi editoriali. Oggi non se ne è parlato ancora. Io credo che questo tema delle donne e l'informazione è incompleto se oggi non si riposiziona con il percorso che poi direttamente il Paese delle Donne, Noi Donne diranno, perché ancora impersonifica una testarda modo, no? Ma io credo che un'iniziativa promossa anche, come dire, da figure come Nella, eccetera, credo che si sentono molto vicine a questa tematica. Credo che la questione della difficoltà e quindi della messa in crisi del libero giornalismo di donne creato, eccetera, non può non essere una questione solo di quelle testate che faticosamente sopravvivono o di quelle che non ci sono più purtroppo, ma di tutto il mondo del giornalismo. Quindi io, siccome sono stata qui tante volte anche su iniziativa delle realtà giornalistiche insieme, riporto questo perché stanno morendo, interessa a qualcun altro, i risvolti delle scelte che si fanno sull'editoria sono pesanti per tutti, sono definitive per la chiusura di esperienze. Credo che introduco questo tema perché io credo che mi sembra molto importante questa occasione, ringrazio, perché è un'occasione di riavere una visione globale. Mi sembra che qui sono arrivate dei contributi importanti che però ridicono: ragazze, dobbiamo avere una visione globale nella quale ciascuna da una parte dice cosa sta facendo in continuità o in discontinuità rispetto al percorso, come giornalista, come associazione delle donne, come tutte le cose eccetera, e dall'altra avere degli obiettivi, porsi proprio degli obiettivi comuni, condividendo e facendo forza anche di cose che stanno portando via altre iniziative e proposte che sono venute fuori. Io penso non possono essere dell'associazione soltanto che le promuove, ma devono avere la forza della rete. Secondo punto che mi sembrava molto importante, perché noi ci teniamo molto a questo e chiudo su questo. Io credo che però ci dobbiamo tutte interrogare, proprio perché abbiamo un percorso, sulle novità positive e negative del passaggio di fase che interrogano tutte: giornaliste, donne della comunicazione, donne che si stanno ponendo il rapporto nella comunicazione. E su questo introduco un tassello che mi sembra molto consono alla rete. Io credo che non possiamo non sentire tra le novità stimolanti questa ondata nuova di stimoli che viene, non so se sono giornalisti o operatrici della comunicazione, dai nuovi mondi, quelli che fanno, si stanno liberando, in cui gli strumenti di comunicazione sono i web, c'è una strumentazione, un modo di fare comunicazione più accessibile, quindi forse può interessare le donne, più democratiche, questo può interessare le donne, più aperta alle giovani, e questo ci interessa moltissimo, perché se noi non rendiamo protagoniste le donne giovani di questa fase, questa rete non va avanti. Allora io il secondo stimolo è: prendiamo più seriamente, perché le amiche e compagne della Tunisia, dell'Algeria, stanno dandoci questa grande lezione. Noi dobbiamo avere una forza di collegamento maggiore, far parlare noi, connettersi con loro e imparare da loro, e anche a rinnovare, no, la tematica dell'informazione oggi. Grazie.